I minori stranieri, accoglienza, tutela dei diritti e integrazione, le principali problematiche. È stato questo il tema del convegno organizzato dalla Camera Minorile di Castrovillari, presieduta dall'avvocato Luisa Maria Fiorito, giovedì 17 luglio nel protoconvento francescano. I minori stranieri sono un tema, preferisco parlare di tema più che di problema, che non possiamo non trattare, non possiamo ignorare la presenza dei minori stranieri nel nostro paese e soprattutto non possiamo ignorare il fatto che i minori stranieri godano dei medesimi diritti dei minori italiani. Il minore straniero, anche se è entrato clandestinamente in Italia, gode degli stessi diritti dei nostri figli e così è giusto che sia. Per cui è necessario una coordinazione e una cooperazione tra tutte le parti sociali, e quindi forze dell'ordine, operatori del diritto, operatori del sociale, amministratori, scuole, insegnanti, tra tutti coloro che entrano in contatto con questa realtà quotidianamente. All'incontro, introdotto dai saluti del viceprefetto Massimo Mariani, commissario del Comune di Castrovillari, dell'avvocato Roberto Laghi, presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Castrovillari, è intervenuta Marilina Intrieri, garante per l'infanzia e l'adolescenza in Calabria. Non vi è dubbio che i minori, nel momento in cui giungono, dice il testo unico sull'immigrazione, sono sul territorio della Repubblica, sono bambini uguali ai bambini italiani. Per cui i comuni li devono accogliere, gli devono garantire gli stessi diritti, immediatamente i nominativi devono essere comunicati alla Procura della Repubblica minorile e ai tribunali minorili perché assumano con decreto l'affido, debbono quindi con decreto essere affidati a famiglie o a case famiglie e di lì poi di conseguenza deve partire l'iter che noi conosciamo. Non vi è dubbio che ci deve essere la rete di protezione minorile che deve in sinergia muoversi e agire tempestivamente, ma io dico anche efficacemente. Un grande passo avanti è stato fatto nel giro di un anno e mezzo. Voglio ricordare che solo un anno fa c'è stata una vicenda molto brutta presso il centro profughi di Crotone, quando come garante io ho trovato circa 60 minori chiusi, veramente chiusi in quel campo dove non potevano stare. I minori stranieri non accompagnati non possono stare nei centri, nei campi profughi. Addirittura non era stato comunicato alla Procura della Repubblica che quei minori stavano lì, erano bambini di cui nessuno conosceva l'esistenza. Quei bambini avrebbero dovuto essere subito, una volta sbarcati, affidati al sindaco della città di Crotone. Per fortuna quelle strutture oggi non ci sono più, c'è una collaborazione, vengono affidati ai comuni, c'è tutto un discorso chiaramente di accoglienza, c'è una nuova consapevolezza, ma molto c'è da fare. Certo, sappiamo che la Calabria è una terra di passaggio, non restano qua, ma se è una terra di passaggio dobbiamo chiederci e dobbiamo far sì che i comuni si organizzino con delle strutture per delle accoglienze temporanee, ma io spero che ci siano sotto l'aspetto sanitario dei passaggi che debbono essere più decisivi. La problematica della tutela dei diritti dei minori stranieri riguarda molto da vicino il territorio della circoscrizione giudiziaria del Tribunale di Castrovillari, frontiera nord di una regione qual è la Calabria, che si affaccia sul Mediterraneo. È una problematica che riguarda tutto il Mediterraneo. Tutta quella parte dell'Europa che si affaccia sul Mediterraneo e ovviamente le regioni meridionali, quindi Puglia, Calabria e Sicilia in particolare. Il nostro territorio è leggermente defilato, non visto insomma la distanza dalla costa, però basta guardarci intorno per renderci conto di come la nostra realtà sia comunque multietnica, multirazziale, fortunatamente, e quindi è inevitabile fare i conti con una situazione che deve essere affrontata per quella che è e soprattutto bisogna evitare che i minori
rimangano imbrigliati in tutta una serie di tecnicismi, farraginose competenze burocratiche, che appunto loro non competono e che è giusto che insomma vengano snellite proprio in considerazione del superiore interesse del minore. Durante l'incontro è stato dibattuto anche il problema delle strutture di accoglienza dei minori stranieri e italiani. Ricorderete i problemi finanziari della casa famiglia Papermoon di Castrovillari, che rischia di chiudere per la mancata corresponsione delle rette da parte della Regione Calabria. Netto a questo proposito il parere della garante Intrieri. Questo è un problema della Regione. La Regione non ha, a mio parere, non fa i dovuti controlli rispetto ad una massa di strutture che dovrebbe controllare, perché chiaramente se c'è una spesa enorme io credo che dovrebbe andare a un controllo successivo, perché non tutte le strutture sono adeguate, quindi dovrebbe fare un controllo della propria spesa, riorganizzarla, ma se non fa questo chiaramente non potrà. Ci saranno le buone strutture che chiaramente soffriranno e le cattive strutture che ne guadagneranno, e io su questo penso che c'è un mancato controllo.